E quindi da antitrust viene certificato che l'Inter non c'è nessuna irregolarità nel passaggio di proprietà tra Zhang e Oaktree, che poi c'è stata un'escussione del pegno perché ci chiamano pignorati, ma allora io vorrei ricordare a quelli del Milan che sono stati pignorati dal 2018, quindi anche voi siete dei pignorati come noi in casa, solo che voi siete pignorati da molto più tempo. Perché vi è successa la stessa roba con Yogurt lì, quindi voi siete pignorati dal 2018 e noi saremo pignorati dal 2024. Mettiamola così, tra l'altro il Milan dopo Antonio Conte, attenzione perché soprattutto i canali YouTubers milanisti davano già Conte per fatta, Zigze tutto fatto, e dopo Conte purtroppo arriva anche Zigze, quindi il Milan è sicuramente una squadra che può dare noia all'Inter. La squadra può darci noia perché sul mercato si sta muovendo molto meglio di noi, ragazzi. Va riconosciuto. Tra l'altro, il professor Bava, che comunque ha certificato i conti dell'Inter, dicendo che l'Inter non ha commesso nessuna irregolarità, che Zhang ha pagato il suo debito con l'escussione. Quindi, io vorrei sapere ora a cosa si attaccheranno. Loro che pagano 20 milioni, un nazionale brasiliano che era stato richiesto dal Manchester United per 80 e rotti milioni, chissà come mai due ragazzini che nessuno conosceva, valutati circa 30 milioni, vengono a spucciare i conti dell'Inter. Quindi anche l'antitrust vi ha mandato a spendere, vi ha detto che è tutto a posto, non c'è nessuna irregolarità nel passaggio tra Zhang e Oaktree. I conti dell'Inter sono stati controllati, certificati e non è stato riscontrato nessun illecito, purtroppo per voi, quindi vi dovete rassegnare perché non siamo noi quelli che andiamo nei tribunali, non siamo noi quelli che ci consegniamo in caserma per patteggiare e per ammettere le proprie colpe, ma siete voi. La differenza poi sta a te trovarla, quindi passaggio proprietà regolare, te lo ripeto, i conti dell'Inter sono tutti regolari, te lo ha detto anche un tifoso della Juve, uno che ha scritto vari libri su come si leggono i bilanci nel calcio addirittura, quindi io vorrei sapere ora cosa vi volete attaccare. Poi vediamo la Juventus con i 200 milioni di passivo, come farà a comprare tutti questi giocatori. Lo stesso professor Bava in un canale YouTube della Juventus molto ma molto seguito disse che la Juventus sforerà i patti del settlement agreement sperando in una piccola multa, ma rischia di vedersi bloccato il mercato del 2025. Quindi vediamo un attimino quello che vi dico io, ragazzi. Lo sappiamo tutti: ci manca un centrale, ci mancherebbe anche uno davanti, ci manca un esterno. Purtroppo il mercato sarà quello che sarà. Bisogna confidare ancora per l'ennesima volta in Marotta ed Ausilio, sperando che tirino fuori qualche cosa dal cilindro, perché poi alla fine hanno dimostrato, scusate, hanno dimostrato di saperci fare, di fare le nozze, di saper fare le nozze con i fichi secchi, perché purtroppo i soldi sono quelli che sono. Oaktree questo asset non lo svaluterà, ma non ci investirà più di tanto, cercherà di sistemare lo stadio, riportare altri sponsor, ma poi alla fine è un asset di cui si vuole liberare, e questo lo avete capito un po' tutti. Soprattutto in una mossa, quella di tenere Marotta presidente, di non mettere nessun loro uomo al comando. Questa è una cosa che la dice lunga. Quindi io sono fiducioso, sono contento. Non lo so dove ci resta, non mi interessa. Alla prossima, ciao, Vinter.